Davvero per questa bella partecipazione, sì, mi sono emozionata anch'io, ringrazio ovviamente tutta la classe dirigente di Terni, tutta l'Umbria, tutti i sindaci, i consiglieri, il coordinatore provinciale, i presidenti di circolo, i consiglieri regionali, e grazie a Barbara ovviamente, grazie per questa iniziativa. Grazie perché sì, ti sei rimboccata le maniche dopo qualche mese, ti sei rimessa in gioco per non lasciare quel sogno che abbiamo iniziato tanti e tanti anni fa, perché poi diciamolo, e in questo voglio ringraziare soprattutto i tanti militanti che sono qui, oltre ovviamente alla nostra grande forza che sono gli elettori, quindi grazie davvero. Grazie a tutti voi. Noi abbiamo iniziato a fare politica che eravamo bambini e siamo questo, siamo dei militanti, così come ha dimostrato Barbara, che ci siamo conosciute che eravamo davvero delle bambine, credo che avessimo, non so, 17 anni forse, era qualche decennio fa, e abbiamo iniziato a fare politica senza avere l'idea del percorso che avremmo davvero fatto. Abbiamo iniziato perché volevamo cambiare le cose, perché siamo questi, perché la politica bella, la politica sana è questo lo spirito della vera politica, è donarsi e portare avanti le proprie battaglie, le proprie iniziative, senza immaginare di avere, che so, un ruolo magari in Parlamento o chissà dove. No, la politica non è questo. Io la faccio da dietro le quinte, e come dico tante volte, però lo rivendico ogni volta, perché voglio dar voce anche a tutto quell'esercito dei nostri militanti e della nostra classe dirigente che lavora nell'ombra senza nessuna... E in effetti il nostro spirito quando abbiamo iniziato era davvero questo. Noi abbiamo iniziato nel 92 e no, non l'avremmo immaginato, devo dire, di arrivare dove siamo arrivati. Eravamo una generazione di ragazzi che avevano un sogno, che non l'hanno mai tradito, che non si sono mai, diciamo, venduti per uno strapuntino, per una poltrona. Hanno seguito sempre con i piedi ben saldi il loro sogno di cambiare davvero questa nazione. E così ci siamo ritrovati un giorno dopo aver, diciamo, perso, anche a un certo punto ci siamo trovati davvero dispersi, no? Perché il PDL non era la casa che avremmo voluto, e ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo ripreso il nostro bagaglio, la nostra storia, i nostri valori, le nostre idee, le abbiamo portate in una casa nuova, e così abbiamo fondato un partito che devo dire che all'inizio era davvero un piccolo partito, una scommessa non da poco. Un piccolo partito ma che voleva ritrovare l'orgoglio di essere italiani, perché poi è quello che noi dobbiamo davvero riscoprire. Dobbiamo riscoprire anche quel sentimento di sentirci un'unica grande comunità, una comunità delle persone che si aiutano, delle persone per bene, delle persone che lavorano, delle persone che non cercano le scorciatoie, delle persone che davvero non abbandonano i deboli, senza quei proclami finti che qualcuno ci racconta a sinistra, perché la vera solidarietà è sempre stata a destra, sempre, benché ci raccontino per persone che non siamo. E così ci siamo ritrovati un giorno al governo della nazione, ma lo dico sempre, mi piace ricordarlo, non siamo arrivati, no, siamo appena partiti, e forse siamo partiti per quel periodo che forse è quello più difficile, perché adesso davvero dobbiamo raccontare quella storia che abbiamo sognato quando eravamo ragazzi, e quando un giorno che vedevamo le immagini in televisione, nel mio caso di Tangentopoli, abbiamo deciso che avremmo cambiato le cose, beh, oggi noi lo possiamo fare, ed è per questo che dobbiamo essere tutti molto concentrati e volare basso, essere con i piedi per terra, perché noi dobbiamo innanzitutto rimanere quelli che eravamo e dobbiamo dimostrare che possiamo portare l'anello del potere, ma quell'anello noi non lo indossiamo, ma lo utilizziamo solo per cambiare le cose. E noi saremo arrivati davvero forse quando un giorno, tra tanti
anni da oggi, perché la politica è anche questo. La politica è raccontare una storia che resta, fare delle cose che restino anche per le future generazioni, non è trovare il voto per andare a ricoprire quella poltrona domani mattina e quindi andare sempre a ribasso, no. Quando noi avremo raccontato quella storia lì, allora, quando racconteremo forse la storia del governo di quella donna, prima donna, presidente del Consiglio, quel governo che ha cambiato l'Italia, allora lì forse sì, il nostro sogno ci sarà, come dire, realizzato. Su questa, e diciamo, con questa tensione che sta lavorando il governo e sta facendo tante cose con la sua serietà, con i suoi progetti, perché ci siamo presentati alle elezioni con un progetto, con una visione, con una coalizione coesa, stabile, che hanno portato avanti dei programmi, e quello stanno facendo, perché abbiamo investito banalmente sulle imprese, abbiamo fatto ripartire questa nazione che, parliamoci chiaro, con i vecchi governi era diventata a un certo punto il bonus mance, case ristrutturate gratis, gente che sta a casa e riceve un reddito, non c'era più una visione di paese, non c'era più un'idea per far ripartire l'Italia, ed è così che abbiamo operato e abbiamo fatto ripartire investendo sulle imprese e dando degli incentivi, e così piano piano è ripartita anche l'occupazione. Oggi ho letto un comunicato dell'INPS che dice che nei primi due mesi c'è stata una crescita di 270.000 posti di lavoro, e non solo di posti di lavoro, ma posti di lavoro a tempo indeterminato, posti di lavoro anche per le donne. Anche qui il governo, gli incentivi che sta dando per le donne sono molti, perché anche qui non dobbiamo dimenticare che fare dei figli e occuparci della nostra famiglia non può essere un limite per le nostre legittime aspirazioni. Dobbiamo imparare a investire sulle famiglie, sulla natalità, ma rispettando anche le legittime aspirazioni di tutte le donne. E ovviamente la stabilità ha dato certezza, ha dato una certezza economica, ha dato una certezza per chi vuole investire, ha dato la certezza nei risparmiatori, nelle famiglie. Il debito, diciamo, ha cominciato ad essere più affrontabile. E così, piano piano, anche grazie alla forza di Giorgia Meloni, l'Italia ha cominciato a essere rappresentata in maniera diversa anche in Europa, ha cominciato ad essere una nazione che, mentre prima era il fanalino di coda dell'Europa, tutti i grandi del mondo hanno cominciato a guardarla con interesse. Giorgia ha fatto una cosa come 250 vertici internazionali, ha girato tutto il mondo e oggi guardano a lei con grande curiosità e con grande stima. Tutti i grandi del mondo, ha portato delle idee nuove, è riuscita finalmente a parlare di immigrazione, che era un problema che fino al giorno prima era solo ed esclusivamente a carico dell'Italia, oggi è diventato un problema europeo. Ha fatto, per esempio, l'accordo con l'Albania, ha proposto una grandissima innovazione che è il piano Mattei, che è un piano di cooperazione e sviluppo con l'Africa, che è una grandissima idea, perché mentre c'era qualcuno che parlava di inclusione in maniera finta, perché io sinceramente l'unica inclusione che ricordo che ha fatto la sinistra è stata candidare su Maoru alle elezioni. Una bellissima immagine, non so se l'avete vista, e abbiamo cominciato a parlare di crescita reciproca, perché l'Africa ha bisogno dell'Europa e l'Europa ha bisogno dell'Africa, perché non è difficile capire che l'Africa, tanto in Europa non può entrare, e allora bisogna lavorare insieme e crescere insieme, mano nella mano. Questo è
una proposta che tutti ci stanno guardando con grande curiosità, perché è una proposta innovativa, è una grande proposta. E allora anche qui la stabilità. La stabilità è tutto, perché quando hai visione, quando hai un programma, anche le persone con la politica si sentono rappresentate, per questo che stiamo dando via alle riforme strutturali come il premierato. Vogliamo dircelo, fino a ieri criticano e parlano di questa proposta come fosse chissà quale attentato. Non è una proposta per il governo Meloni, attenzione, è una proposta per il popolo italiano, perché se uno va a votare deve sapere che cosa sta votando, perché se io voto un progetto, voto un partito che passa la sua campagna elettorale a dire delle cose, ma soprattutto a criticare un altro partito, non mi posso trovare quei due partiti al governo, perché è normale che quello che metteranno a terra è qualcosa che va contro gli italiani, è qualcosa che va a loro favore per tirare l'acqua al proprio mulino e farsi magari rieleggere. Ma non è una politica di visione, non è una politica che risolverà i problemi dell'Italia, no? Ed è così che sono andati avanti, ed è così che è andata avanti la sinistra. Poi pensavano, che ne so, che quando sarebbe arrivata anche la carestia, le pestilenze, l'invasione delle cavallette. Certo, erano più bravi loro che avevano abolito la povertà, questo sì. E invece non è andata così, non è andata così. Questo è un paese in crescita, è un paese che sta andando bene, è un paese che sta tracciando una rotta. Ora dobbiamo rimboccarci ancora una volta le maniche, e questa stessa rivoluzione la dobbiamo portare in Europa, perché anche lì in Europa dobbiamo raccontare la stessa storia che abbiamo raccontato agli italiani. Perché questa Europa, che è un mostro burocratico che pensa di entrare nelle vite dei singoli individui e dei singoli paesi, a noi così non piace. Anche chi l'ha immaginata così oggi ci dice che non va bene. Noi vogliamo un'Europa dei popoli, un'Europa delle identità, un'Europa che si senta anche lì un blocco unico, con una sua politica industriale, con una sua identità, capace di essere centrale anche dal punto di vista geopolitico. Un'Europa che abbia quel sogno che avevamo sempre da bambini, quando parlavamo anche lì di Europa delle patrie, di Europa... Ci dicono che siamo euroscettici, ci hanno provato a dipingere così, non è vero. Noi siamo stati sempre europei, e parlavamo di questo quando qualcuno inneggiava i carri armati sovietici. Io me li ricordo. Noi no. Noi abbiamo sempre parlato di una comunità europea, di un'Europa dei popoli, contro ovviamente non questa Europa che stiamo vedendo, ma una nuova Europa. Un'Europa che può veramente ricostruire una sua grande identità. Ed è per questo che dobbiamo andare casa per casa a raccontare questa storia, a raccontare la storia di questa grande idea, di questa grande rivoluzione, votando ovviamente Giorgia Meloni, Marco Squarta, l'8 e il 9 giugno. E io sono convinta che noi saremo la nuova sorpresa al Parlamento europeo. Questo sta a noi, per cui dobbiamo ricordarci che le politiche europee, perché questo è il vero tema, lo diceva prima Marco, qualcuno pensa che il Parlamento europeo è lontano, qualcosa di distante, no, mi dispiace. Il Parlamento europeo, l'Europa incide a casa nostra molto più di quanto noi possiamo immaginare. Abbiamo un esempio per tutti, siamo stati il primo paese che ha vietato la carne sintetica. Ci sta un modello culturale vergognoso. Ora andiamo in Europa e risvegliamo quelle stesse coscienze come abbiamo già fatto in Italia. In bocca al lupo a tutti, buona campagna elettorale.